Ciao bello, sono Lauridis e questo è un piccolo allenamento su Redirect. In tantissimi avete chiesto un tutorial su Redirect, però non posso fare un tutorial su Redirect. Perché? Intanto perché non è una tecnica meccanica tipo l'half flip o che cacchio ne so. Questo perché? Perché per fare un Redirect ti servono principalmente due cose: controllo della macchina in aria, quindi come farla girare, metterla in diverse angolazioni, e per la previsione della palla, cioè come dove sta andando la palla, a che velocità va, come posso colpirla per in key per mandarla in porta e via dicendo. Quindi in descrizione ti lascio il codice del mio allenamento per il redirect, dicendoti che alcuni tiri sono abbastanza semplici, niente di così complicato, mentre alcuni, due o tre mi pare, sono fatti stronzi, sono difficili, sono fatti apposta per farti impegnare. Magari ci riuscirai subito, magari no, quindi non ti demoralizzare e continua a farli, sono fatti apposta per, diciamo, stimolare il cervelletto. E poi cos'altro? No, peccato. Mio Dio, quando registro con Fraps gli FPS scendono un sacco. Sto giocando a 30 FPS ed è impossibile, non riesco a fare niente. Per aiutarti ti faccio vedere come io ho fatto questi tiri. Questi sono, mi pare, sono 8 tiri del mio allenamento. E fammi sapere se ti va bene, se è troppo complicato, se è complicato comunque, se sei all'inizio del gioco non so se ci riuscirai. Però è fatto apposta per farti girare la macchina in aria, magari colpire la palla da più angolazioni, non lo so, a me non dispiace. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo, ciao ciao! I just can't.